Lisa Tamaro, consulente del Comitato dei Sindaci per i Pendolari e per il Territorio, lancia un invito. Il nuovo assessore ai trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, si è impegnato a sperimentare di persona il servizio ferroviario sulla Torino-Milano. Benissimo, lo aspettiamo anche su un treno della Milano-Domodossola. Siamo molto contenti, evidenzia, del suo atteggiamento e vogliamo che si renda conto di persona dell'insostenibilità della situazione della tratta che utilizziamo quotidianamente. Per esempio, mercoledì sono saltati ben due convogli, il 18.29 da Centrale e il 18.49 da Porta Garibaldi, causando così un buco dalle 18 alle 19.30. Il giorno dopo erano programmate due soppressioni per sistemare l'aria condizionata. Se ne sono aggiunte altrettante nell'arco della giornata, con la conseguenza che fra le 19.29 e le 22.49 è partito solo il 21.29 da Centrale. E venerdì si sono verificate altre quattro cancellazioni. Anche oggi, ha comunicato nel primo pomeriggio di ieri Trenord, due corse non sono state effettuate per consentire la manutenzione straordinaria delle carrozze dotate dei sistemi di condizionamento più vetusti che potrebbero non funzionare adeguatamente o andare in blocco a causa delle eccezionali temperature di questi giorni. Già ieri sera il Garibaldi delle 20.29 è stato cancellato. Mi sembra, conclude l'avvocato Tamaro, che ci siano insufficienti motivi perché il dottor Gabusi venga a fare un viaggio con i pendolari della Milano-Domodossola. Meglio se nelle ore del rientro serale. Ci aspettiamo inoltre che risolva l'annoso problema del bonus, gli sconti sugli abbonamenti previsti come compensazione dei ritardi, in modo da coordinarli con la normativa di Regione Lombardia. Intanto ieri il parlamentare e sindaco di Arona Alberto Gusmeroli, anche coordinatore del consiglio direttivo del comitato, ha telefonato all'assessore regionale dei trasporti della Lombardia Claudia Terzi, che dice: visti i problemi, convocherò una riunione con le società che effettuano il servizio e che devono garantire il livello qualitativo Trenord e Trenitalia. Auspico anche la presenza dell'assessore Gabusi per il Piemonte.